Noi ci troviamo fuori Porta Sarno. Chi usciva dalla porta si trovava davanti questa tomba particolare per una serie di aspetti. Uno, l'iscrizione. Vediamo qua un'epigrafe che ricorda un po' le tappe della vita di questo personaggio, il nome Marcus Venerius Secundio, liberto della colonia, quindi era un servo pubblico, uno schiavo pubblico della città, Editus Veneris, quindi custode del tempio di Venere, Augustalis et Minister Eorum, quindi faceva poi parte, dopo la liberazione, del collegio degli Augustali, che si occupavano del culto degli imperatori. E poi la cosa davvero eccezionale, interessante, hic solus, lui da solo, ludos grecos et latinos quadriduo dedit, quindi lui da solo organizzava questi spettacoli in greco e in latino. È la prima testimonianza certa di spettacoli, di esibizioni in lingua greca a Pompei. Sappiamo che a Pompei vivevano persone un po' da tutto il Mediterraneo, ci sono anche iscrizioni in greco. Sappiamo che soprattutto le persone più di elite imparavano il greco. Dunque adesso abbiamo anche la notizia che qui a Pompei si tenevano esibizioni teatrali o musicali in greco. È un mondo davvero aperto, mediterraneo. Poi la tomba è anche dipinta, quindi c'è un affresco di cui si conservano alcune tracce. Vediamo uno sfondo blu, delle piante verdi, dunque l'idea di un giardino. E dietro poi un recinto. L'altro aspetto molto particolare di questa tomba consiste nel fatto che il defunto, quindi Marcus Venerius, si fa inumare, mentre in quel periodo, siamo negli ultimi decenni di vita di Pompei, era uso per gli adulti l'incinerazione, solo piccoli bambini venivano inumati, e dunque un rituale molto insolito, che ha fatto sì, siccome era conservato in una camera funeraria ermeticamente chiusa, lo scheletro si è conservato in maniera anche molto buona, e quasi alcune parti sembrano quasi mummificate, si vedono ancora i capelli, si vedono i resti di un orecchio, e adesso bisogna anche capire se questo era intenzionale o meno.